Ultima edizione di Stadionese Studio Marco Gullà. È il momento di rialzarsi subito perché i ritmi del campionato ti impongono di farlo. Il Palermo massacrato dalla sosta e quindi KO a San Siro. Domenica va a Roma per tornare a giocare da Palermo. Oggi intanto sbarca Zamparini per parlare con Mangia. Xavier Pastore a Palermo, ma ospite del tribunale. Il calciatore del Paris Saint-Germain, interrogato in merito alla presunta estorsione di Simonian a Zamparini, ha poi avuto il tempo di parlare con i giornalisti. Sentiamo. Veramente io non so niente, sono venuto a dire quello che sapevo io, che non è niente. Sicuramente Zamparini, come sempre, ha detto qualcosa che dopo, all'altro giorno, dice che non ha detto niente o cambia opinione, però non è più che di quello. Speriamo che tutto segua così, perché ce l'ho dei amici lì a Palermo, continuano a vincere e stare lì sopra, che a me mi fanno stare contento. Della vicenda giudiziaria che coinvolge Zamparini e Simonian ne parla anche il DG del Paris Saint-Germain, Leonardo, interrogato anche lui. Un po' dispiace, no, dover spiegare una cosa che sinceramente noi come Paris Saint-Germain non c'entriamo molto, no? È vero che questo trasferimento è stato il trasferimento più importante della storia della Francia, quindi è stato fatto nel migliore dei modi. I rapporti fra il Paris Saint-Germain e Palermo sono ottimi, tra il Paris Saint-Germain e il procuratore di Pastore anche. Il presidente Zamparini commenta così la sconfitta di sabato sera contro il Milan. Non abbiamo giocato, intanto la ferita c'è, scherza il patron rosanero. La classifica è rimasta pressoché uguale. È un campionato stranissimo, bisogna arrivare in fretta a 40 punti. Il Milan ci ha messo sotto, ma il primo tempo siamo stati abbastanza bravi a difenderci. Il Milan è al 70% Ibrahimovic, al 20% Cassano e al 10% il resto della squadra. Il Milan ci ha messo in difficoltà perché Ibra si doveva marcare a uomo, Mangia è stato presuntuoso, pretendendo di giocare a zona. Sean Soiano, intervistato da Stadio News, parla dopo il KO di San Siro. Sentiamo. Sicuramente abbiamo incontrato un Milan in grande serata e sicuramente la sosta ha giovato a loro e ha dato anche l'atteggiamento di gusto, visto che magari l'ultima partita che avevano giocato contro la Juve erano state anche un pochino così contestati, tra virgolette, o giudicati in maniera già fuori da certi obiettivi. Riprende oggi la preparazione del Palermo in vista del prossimo impegno di campionato a Roma. Lo staff medico si concentrerà sulle condizioni di Miccoli, che non è ancora al top. Sotto esame anche Piniglia. Contro i giallorossi torna a disposizione Balzaretti. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.